Sabato 14 e domenica 15 ottobre, anche Palazzo Cisterna, sede della città metropolitana di Torino, sarà coinvolto negli eventi e nelle proposte commerciali e culturali della manifestazione La Vendemmia a Torino Grapes in Town. Ai piedi del monumentale scalone del palazzo che appartenne alla famiglia Savoia Aosta, esporranno e proporranno in degustazione le loro eccellenze vitivinicole alcuni consorzi di tutela dei vini DOC piemontesi, associazioni di produttori, aziende e cantine sociali. Saranno esposti un dipinto di Angela Sepe ispirato a Cesare Pavese alle Langhe, l'installazione dell'artista Camillo Clauser ispirata ai ceppi di una vigna e una serie di preziosi cimeli librari custoditi dalla Biblioteca di Storia e Cultura del Piemonte Giuseppe Grosso, che ha sede a Palazzo Cisterna. La Vendemmia Torino è un evento promosso dall'Assessorato alla Cultura e al Turismo della Regione Piemonte e dalla Città di Torino con il patrocinio della Città Metropolitana. Forse pochi lo sanno, ma a Torino c'è l'unico vigneto urbano d'Italia, quello di Villa della Regina, nato oltre 400 anni fa e riportato a nuova vita nel 2004. Nel terzo weekend di ottobre a Torino si potrà scoprire il meglio della produzione del territorio, insieme all'enogastronomia, alla storia, all'arte e alla cultura. Il paese ospite della prima edizione sarà il Perù con 40 produttori vitivinicoli presenti. La scelta è caduta sul paese andino perché la produzione vitivinicola piemontese e quella peruviana presentano entrambe insigni esempi di viticoltura eroica e di montagna. Il Perù è un paese vitivinicola. Oltre 400 anni di storia, pensate un po', dopo la conquista arrivano le vite in Perù e inizia la grande produzione di vino. Oggi c'è la rinascita, dopo che ha rischiato di scomparire, inizia una grande produzione. Perché? Perché la gastronomia peruviana, essendo pole position in America, la numero uno, una delle più importanti al mondo, richiede di un buon vino peruviano. Perché tutti lo chiedono ed è così che i produttori si stanno preoccupando in fare un buon vino e stanno portando enologi italiani, francesi per seguire la produzione e viene fuori un buon prodotto. Provatelo.